Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati, finalmente direi, su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Eh sì, purtroppo mancava da davvero tantissimo tempo e me ne rammarico perché è un giocone assurdo. Ed era finito effettivamente nel dimenticatoio, dato che comunque c'è stata l'uscita, non da tantissimo tempo, ma da un po' di tempo, di Dragon Ball Xenoverse 2. Partiamo dal presupposto che mi avete fatto venire una voglia immensa di riportarvi Budokai Tenkaichi 3, poiché ogni volta che vi porto qualche video discorsivo e vi metto in sottofondo la host di Budokai Tenkaichi 3 per l'appunto, me lo fate notare sempre e sembra che vi piaccia davvero un casino. Perciò signori, vi ripeto, mi avete fatto venire una voglia matta e estrema di rigiocare a questo gioco. Sicuramente non me lo giocherò benissimo perché è da un sacco di tempo che non lo tocco. Sono abituato ormai con i tasti di Xenoverse 2, quindi le beccheremo, però sicuramente ci divertiremo un casino. Perciò signori, direi di riprendere da dove ci eravamo lasciati tempo fa e quindi ci andiamo a giocare la Battaglia Suprema, ovviamente con il nuovo, in realtà non proprio nuovo, però con il Missione 100. Infatti quest'oggi la missione che volevo andarmi a giocare è, vediamo, eccola qui, soldati di basso profilo. Affrontiamo praticamente, allora, quello che credo sia, dovrebbe essere Goku Grande Scimmia. Comunque Goku Grande Scimmia o è Gohan. Poi abbiamo Bardock, Seripa ed infine Tarles. Quindi signori, iniziamo questa battaglia. E quindi signori, eccoci quindi in missione. Allora, volutamente non vi ho mostrato i personaggi che ho scelto per questa missione, ma sicuramente già li state immaginando, perché signori ho deciso di portarmi contro questi soldati di basso profilo, ovviamente Saiyan, il team Frieza, composto da Recold, ovviamente padre di Freezer. Poi abbiamo Freezer seconda trasformazione, che ovviamente anche di per sé le altre trasformazioni, non come in Xenoverse 2 che mancano. Ed infine abbiamo Zarbon o Zorban, come è stato rinominato in Dragon Ball Super in Italia. E quindi per comporre questo Team Freezer, di cui tra l'altro Zarbon c'entra poco, ve lo dico. Io mi sarei voluto portare soltanto Freezer e Cold, però dato che c'era un altro posto a disposizione ho detto vabbè, portiamoci Zorban e va bene così. Oh, mi raccomando, sto sbagliando io, a posto Zarbon, cioè nel chiamarlo Zorban. Comunque, allora, come potete vedere le stiamo beccando, ed anche abbastanza, perché vi ripeto, non ci gioco da tanto. Però ci becchiamo, anzi no, lo becchiamo noi. Lo becchiamo noi, ci siamo evitati un Chomako. E comunque credetemi, è dura. Perché sto utilizzando prevalentemente quasi sempre i tasti di Xenoverse. Infatti per avanzare ci voleva la X, invece io continuo a premere L2 perché avanzo effettivamente con L2 su Xenoverse 2. Comunque, allora dai, vorrei provare a fare qualche suprema, in realtà non suprema, perché prima di tutto devo fargli qualche danno a, credo sia Goku Grande Scimmia, almeno spero. E poi spero vivamente che non ci sia una mossa d'impeto come suprema di Recold, non la ricordo, ma non credo, perché sarebbe un bel guaio. Allora Goku, per favore devi stare fermo, guarda, cioè raga, ci sta distruggendo. Ci sta distruggendo come non mai. No, 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 no. Ci ha buttati giù, che è un qualcosa di incredibile. Io non ricordo se abbiamo già giocato questa missione, ve lo dico. Però, fatto sta che non è sicuramente semplicissima per chi non tocca, appunto, Budokai Tenkaichi 3 da tanto, e vi dico tanto. Non ricordo, non lo tocco comunque probabilmente dall'ultimo video che vi ho portato sul canale, quindi devo rivedere al limite quando ve l'ho portato per l'ultima volta sul canale. E da lì riusciamo a capire effettivamente da quand'è che non lo tocco, per l'appunto. Senti, carissimo, hai rotto un attimino, te lo dico. Ecco, devo lanciarlo per aria. Mi sono ricordato come si faceva a lanciare per aria. Bisognava tranquillamente tenere premuto quadrato, però, signori, non è niente male lui, Non è niente male. Allora, dai, lanciamolo per aria, si carica anche lui. Proviamo a fare subito una suprema. Vediamo cosa abbiamo qui, Sfera letale, dai, cerchiamo di beccarlo, beccalo. Oh, perfetto, perfetto. Allora, io direi di trasformarci anche. Passiamo ovviamente nella prima trasformazione di Freezer, sicuramente che spacca abbastanza, ed è sicuramente una fra quelle meno preferite di Freezer. Mossa questa qui, epica davvero.
Vi dicevo, è sicuramente tra le meno preferite. Se non sbaglio, ho detto di Freezer. Comunque, volevo dire di Krillin. E poi, vabbè, a Krillin probabilmente è rimasta impressa la l'ultima trasformazione, quella lì col corpo perfetto. Perché lì davvero ci ha rimesso le. È esploso lì. Cioè, anzi, non è esploso, è imploso su se stesso. Mettiamola così. Meglio forse sì, può essere anche esploso. Allora, non mi voglio giocare l'altra mossa che abbiamo con Freezer, perché probabilmente si tratta di una mossa d'impeto. E quindi, per non rischiare, dai dai, distruzione castigatrice. Era distruzione castigatrice, o sbaglio? Comunque, buttiamo giù finalmente questa grande scimmia. Cerchiamo di non far diventare adesso Bardock grande scimmia. E qui lo... No, il Vendicatore no. Il Vendicatore proprio no. Vediamo. Tanta roba comunque. Tanta roba. Rimpiango un pochino Moss. Fermati. Fermati lì. Fermati assolutamente lì. Dai, voglio provare a fare la mossa. Ah no, abbiamo la tempesta mortale effettivamente. Comunque vi dicevo, mi rimpiango un attimino queste mosse ad impeto su Xenoverse 2. È anche carino comunque tornare ogni tanto su Budokai Tenkaichi 3. Non so perché l'ho buttato nel dimenticatoio, anche proprio per dare un attimino di varietà al canale, dato che Xenoverse 2, ok, è fantastico, però questo stile di combattimento, vi dico la verità, mi mancava. E mi mancava anche tanto. Qui abbiamo davvero uno stile di combattimento molto molto dinamico. No, non ci credo. No, devo fargliela quella mossa. Quella mossa devo fargliela, fermo qui. Ancora Vendicatore. E mi prende di nuovo dietro al collo quando ci fa il Vendicatore. Niente. No, dobbiamo trasformarci qui, eh. Dobbiamo trasformarci almeno. Così ci riprendiamo anche dell'energia, come potete vedere, per ogni trasformazione. L'ho fatto proprio apposta. Ecco, qui non ce la riprendiamo, però colpo Nova. Mossa che, in tutta sincerità, odio su Freezer. Però comunque, disco volante letale. Giustamente, lui ci lancia il raggio d'energia lì e non possiamo mai contrastarlo. Fermo qui, Bardock, ora ti devasto, te lo dico. Ora ti distruggo col nostro caro Freezer. Anche se, avrei preferito di più giocare con le altre versioni di Freezer. E non passare subito a questa qui, però. Sto facendo un casino immenso. Che dite, se Bardock sta fermo? Oddio, non posso fare la suprema. Disco volante. Disco volante beccato. Beccato. Un altro subito. Oddio, non l'abbiamo beccato. Oddio santo. Missione tra l'altro. No. Il Vendicatore. Non ci credo. Signori, ce la giochiamo con Zarbon alla fine. No, vabbè, stai facendo troppi Vendicatori tu, te lo dico. Ora basta veramente. Comunque, mi immagino già i tantissimi commenti che arriveranno con "non sai giocare". Raga, credetemi, non dovete dirmelo voi, cioè, ci credo, non ci gioco da mesi e mesi. Non so da quanti mesi effettivamente non tocco sto gioco. Probabilmente dall'estate, quindi per dirvi, sarebbe stato un miracolo riuscire a giocare tuttora. Quindi dai, rimane ancora Tarless, non ci credo. Rimane ancora Tarless, impeto, danza sanguinaria che non va. Fermo qui, signori, se riusciamo a concludere comunque questa missione con Zarbon, io mi ritengo soddisfattissimo, ve lo dico. Perché davvero la missione si sta mettendo maluccio. E se vi dico maluccio, è malaccio in realtà. Però dai, Seripa. No, devi darmi un attimino di tregua qui. Danza sanguinaria, per favore. Beccata. Mi prendo anche un pochino di pausa qui, con le mosse ad impeto, ve lo dico. Servono tantissimo. Un'altra subito che non mi convince. Seripa, non ci credo. Perfetto. Dai, proviamo a fargli la suprema, Tra l'altro ricordiamo che abbiamo anche la trasformazione di Zarbon, però ce la sfruttiamo un attimino dopo, sempre se resistiamo. Attenzione. Vieni qui. Buttala per aria e carichiamo una suprema. E distruggiamo questi Saiyan. Anche se è la nostra razza. Esplosione elegante. Mamma mia, beccata in pieno. Mamma mia, la stiamo per buttare giù con Zarbon. Attenzione, rimarrà solo Tarless. Sì, rimane solo Tarless. E lo devastiamo. E io direi che con l'arrivo di Tarless possiamo anche trasformarci. Signori, Zarbon o Zorban, man of the match quest'oggi. Zorban, man of the match. Allora,
Basta però. Devo smetterla di chiamarlo Zorban perché poi davvero sbaglio effettivamente alla fine. Allora, pressione selvaggia. Mamma mia, questo Zorban che personaggio. Mamma mia, grande Zorban, continua così. Dai, ancora un'altra, dai. Pressione selvaggia. In realtà comunque Tarles ha subito pochissimo, bisogna dirlo. Cioè ha preso pochi danni. No, 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 Tarles. Dai, dai, Tarles, per favore, ci sto credendo. Ora, fagliela! Che poi sembra tipo che stavo per dire ora. Ma vabbè, lasciamo stare. Carica. No, assassino no. Bruttissima sta mossa. No, dai che ci sto credendo. Dobbiamo fare subito una suprema. Se non riusciamo... Mamma mia, protetti. Allora, dai subito Zorban. Dai subito che ci sto credendo Zorban. Per favore, ci sto credendo. Ti scongiuro, resistimi. No. No, assassino, no, assassino. Ci avevo creduto. E quindi un ritorno con sconfitta. Nulla da fare, signori. 6 minuti e 49. Torniamo su Budokai Tenkaichi 3 purtroppo con una sconfitta. È stata una missione anche abbastanza difficile, ora. Giocando comunque continuamente a questo gioco la missione la si fa in tranquillità. Però per me che davvero non ci gioco da mesi, signore, è stata una missione che mi ha messo tantissimo alla prova. 6 minuti e 49 in un missione 100. Se vi rivedete le missioni precedenti, non è mai durato. Cioè una missione così lunga non c'è mai stata. Quindi signori, a questo punto direi che nel prossimo video di Budokai Tenkaichi 3 ci andiamo a prendere la rivincita e davvero li devastiamo. Magari sempre con il Team Freezer, però davvero dobbiamo farli malissimo. Quindi signori, detto questo, direi che possiamo anche concludere qui questo video. Come vedete ci sono anche altre missioni. Alcune le abbiamo già fatte, però intelligentemente non salvare il gioco. Comunque, detto questo, spero a questo punto che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere se vi è piaciuto questo ritorno su Budokai Tenkaichi 3 e se volete altri video su questo gioco. E quindi condividete il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è fondamentale. E quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.